Con Matteo Nardi per questo sorprendente Parigi, dai. Sì, era quello che ci eravamo prefissati, era di raccogliere tutto ciò che poteva venire da questa partita. In difficoltà purtroppo per numero di giocatori, però insomma è venuto un punto che potevano essere tre addirittura, e va bene così insomma, cioè, bravissimi tutti. Da ex questa partita la sentivi molto, no? Sì, vabbè, sempre quando gioco contro la Poggi Monzese la sento sempre, però insomma oggi la sentivamo tutti, anche perché eravamo tutti in difficoltà, avevamo tutti delle grosse responsabilità e quindi i ragazzi hanno risposto al massimo, io ho risposto al massimo e quindi va bene così, un punto che sa di vittoria. L'abbiamo chiamato così anche noi, bene i giovani, bene anche i vecchietti, un Birghillotti che ha fatto 40 minuti. Eccezionale, io non ho parole per Birghillotti, Apruzzese, Calanna, Calamai, Baldassare, tutti, non so, forse lascio qualcuno perché non mi vengano, però... Sì, hai lasciato Nardi. Sì, vabbè, però eccezionale, non c'ho altro da dire. 4 punti, Isolotto e, fra Isolotto e Poggi Bonzi, ora vi aspetta il Livorno, certo sembra già un miracolo per come siete messi. 4 punti in emergenza, quindi questo significa che possiamo vincere con tutti e, come abbiamo già dimostrato, perdere con tutti. Quindi, insomma... questo è lo spirito, bisogna avere questo spirito quando siamo in 6 e quando siamo in 12. Andiamo avanti così e vediamo, ci toglieremo delle grosse soddisfazioni. E Poggi Bonzi ogni tanto ti ha fatto fare qualche bel intervento anche oggi. Sì, vabbè, Poggi Bonzi lo conosciamo, malgrado anche loro orfani di un paio di giocatori, ma insomma lo conosciamo, era normale essere un po' sotto pressione, però insomma ho risposto credo bene. Certamente, con Livorno adesso un derby ancora più difficile a livello mentale, perché stavolta il Prato sarà un po' più favorito dal pronostico e invece sarà un bello scontro salvezza. Sì, noi dobbiamo cercare di avere questo atteggiamento e questo spirito. Poi ci può essere davanti chiunque e i risultati vengono. Senti un po', ma il grande cuore biancazzurro allora non è una leggenda, esiste davvero? No, esiste. We'll be right back.